In principio c'era il vero scopo. Signori, lo scopo della miniera, oltre a quello ovviamente di essere una miniera, era anche un altro. Volevo liberarmi assolutamente di queste ceste, ma avere lo stesso spazio. Perciò, quello di cui mi occuperò sarà un magazzino per ogni tipo di minerale. Ne ho elencati 79, mi pare. E tutto questo corridoio di ceste diventerà un gigantesco item sorter. Semplicemente mettendo gli oggetti in una cassa, noi avremo tutti gli oggetti perfettamente divisi da soli. E poi mi segnerò in qualche modo, tipo con un cartellino, con un, come si chiama, l'item frames, le cornici, quali oggetti sono in quali ceste e li troverò facilmente. Ah, piccolo errore da parte mia. Non sono in creative, signori. Avrei dovuto usare subito, da subito, un piccone con efficienza 5. I cani continuano a teletrasportarsi, mi dovete dare una mano. Ok. Questo è un piccone efficienza 5 e un beacon aste 2 insieme. E se a qualcuno di voi pare che questa sia la creative, vi sbagliate perché è più veloce della creative. Non sto scherzando, provate per credere. Dovrò scavare tutto sto fosso, probabilmente non ce la farò in un solo episodio a fare tutto. Spero che la terra finisca, almeno posso ricominciare col mio picconcino. Come ho detto, utilizzerò diverse invenzioni per fare in modo che questo posto sia il massimo dell'efficienza possibile. Scusate per il rumore, ma credo di avere i gatti esattamente sopra. In pratica voglio un magazzino infinitamente espandibile, ma con una sola cesta, alimentato da item sorter, ovvero, come posso dire in italiano, selezionatore di oggetti, e ovviamente la cassa d'ingresso. Semplicemente noi metteremo tutti gli oggetti presi o dalla nostra miniera o in fondo. Parlo solo di minerali, essendo la miniera sarà minerali, non riconoscerà oggetti come pane, bistecche, roba simile, adoro il piccone e aste insieme. Non riconoscerà pane, bistecche, roba simile, riconoscerà solo minerali come cobble, diamanti, anche la sabbia. Come ho detto, 79 oggetti ho deciso di riconoscere. Alcuni non sono minerali. Ah, ok, no. Non sono più nel raggio d'azione del beacon. È stato bello finché è durato. Aspetta che... Oh, magari posso fare uno sprintino. Qui sono nel raggio d'azione. Quanto l'ho messo lontano il beacon? Ah, ok. 3, 2, 1. Ok. Effetto finito. Come credo che stavo dicendo, spero di non aver, di non saltare 20 discorsi contemporaneamente. Io avrò una cassa. In questa metterò qualunque oggetto del gioco io desideri. Se è un minerale, o comunque uno dei 79 oggetti che ho scelto, esso finirà nella cassa giusta che io ho scelto. Se non lo è, semplicemente andrà via. E utilizzerò anche un piccolo trucco di Minecraft PG5 per rendere questa stanza virtualmente infinita, o almeno finché il mio computer regge, ovvero in queste ceste avranno delle ceste di supporto che occuperanno uno spazio pressoché minimo, ma potranno essere espandibili pressoché all'infinito. Il progetto originale della miniera era questo, mostrarvi... carbone. Ho già cominciato a raccogliere anche qualche minerale, dato che comunque voglio che venga riconosciuto fra gli item sorter. Non ho ancora trovato alcuni, tipo il diamante. Mi dispiace un po'. Anche lo stone brick circolare. Ho deciso, che da questo lato metterò i minerali inferiori, tipo cobblestone, sabbia, clay e roba simile, mentre di là metterò mostone e carbone, ferro, diamanti, smeraldi, oro, eccetera. E nei due centrali
A dire la verità, una piccola roba che mi era avanzata, ma non mi pareva il caso di dimenticarle. Adoro questo piccone, ne dovrò incantare 12.000, devo sbrigarmi a fare la farm di diamanti. Probabilmente sarà il progetto subito dopo questo. Ma quanto si... Sono quasi in fondo, sì, perfetto. Sto scavando lo spazio necessario. Per fortuna, come ho detto, la farm di polli è abbastanza alta. E quindi non mi dovrebbe dare problemi. Non sto raccogliendo il carbone perché ne ho già quintali e quintali. Ho previsto anche i due blocchi nuovi, ovvero la clay indurita e... Com'è che si chiamava? Oh sì, il blocco di carbone. Spero che non ne aggiungano altri perché altrimenti sarebbe un casino espanderla, ma per il momento... Se capiterà mi adatterò. In qualche modo farò fare uno strano giro a tutti gli hopper. Ah, a proposito degli hopper, permettetemi un attimo. Ho approfittato di avere un'enorme scorta di ferro per questo progetto. Purtroppo fra il beacon e la cosa mi è rimasto solo uno stack e qualcosa perché ho dovuto craftare 7 stack di hopper. Probabilmente sono eccessivi, anzi spero che lo siano, non ne dovrei usare più di 6. Ciao cane teletrasportato senza ragione alcuna. Io mi ritrovo che prima della 1.5, sì, è questa in cui hanno messo gli hopper, quattro farm di ferro erano perfette. Io mi ritrovavo che avevo una quantità di ferro mostruosa, non farmi craftare altro. Devo craftare un'altra pala. Già che ci sono. Io vedevo che la farm di ferro mi produceva una quantità di ferro mostruosa, non riuscivo neanche a utilizzarlo. Si ammassava, addirittura nei server in cui era concesso. L'ho toccato e è morto da solo. Nei server in cui era c'era uno shop, io semplicemente vendevo i cubi di ferro e facevo i soldi così, fra le altre cose. Odierò per sempre un admin in un server che c'era. Solo 13, effettivamente ho raccolto poco prima di fare la puntata, quindi. Mi dovete dire cosa fare con ste rose. Ok. Una volta fatto questo, e sperando che l'ascensore funzioni, ritorniamo su. C'era un admin su un server in cui giocavo che lo ricorderò per sempre un po' con odio. Avevo dominato l'economia perché avevo le pozioni esperienza. Le prendevo dai villager. In pratica in quel davano carne gratis allo spawn come cibo. Ecco qui che si è subito buggato. Proviamo. Faccio un secondo tentativo, poi ci rinuncio. Vado a piedi. Uno dei tanti motivi per cui devo cambiarlo con l'ascensore Enderpearl. C'era allo spawn la carne cruda gratis. Io la davo ai villager, questi mi davano smeraldi e con gli smeraldi compravo esperienza. Dato che gli altri player del server non lo sapevano, io vendevo pozioni di esperienza e in pratica avevo tutto il server che lavorava con me e mi dava i loro soldi. All'admin non piaceva la cosa, non ho mai capito perché, e ha pubblicizzato a tutti il mio metodo, mi ha tolto il monopolio. Non faccio nomi perché non avrebbe neanche senso, però un filino lo odierò per sempre. Ok, stecchini, faccio due pale già che ci sono. Poi qualcuno mi dovrà spiegare come sono arrivato alle pozioni di esperienza infinite su quel server partendo. Ah, è tutto pieno. Mi sa che ti dovrò mettere qui roba. Perché ogni volta che faccio un video piove. Io passo delle serate tranquillo col computer acceso per i cavoli suoi mentre faccio altro. Con la farm di pesci attaccato a FK e non piove mai. Faccio l'episodio, piove. Dovrò un giorno capire questa cosa. Lo spazio che mi serve dietro è di circa 5 blocchi, dimmi. Ne ho lasciati 6, perfetto, almeno ho anche per le emergenze. Credo di aver un po' ceduto, nel senso ho fatto troppo basso. È finita la stanza? Sì, ora devo fare il giro. Spero in questo episodio di riuscire a fare tutto il buco dietro.
che sarà per i circuiti. Tutta questa parte sarà occupata da... Perché mi vengono sti rumori di grotti? Sarà occupata da hopper e roba simile. Circuiti vari, gli item sorter. E ci sarà anche il sistema di, come posso dire, magazzinamento infinito. Quello spero di riuscire a farvelo vedere. Magari non lo completo. Lo completo per i cavoli miei. Ma vi mostro il meccanismo principale già in questo episodio. Ah, diavolo. Scusate, ma... No, è vero, perché dovreste scusarmi? Sono un imbecille che non riesce a scavare e parlare contemporaneamente. Dai. Allora ho detto che alla fine mi servono 5, ma lascio 6 per sicurezza. Quindi, pezzo di legno, 1, 2, 3. Decisamente dopo questa miniera o metto a posto la farm di animali, dato che comunque mi sta producendo poco pelle, cioè ho esagerato con la roba dei polli e quello mi pare ovvio, però ci sono andato piano con gli altri animali, stanno troppo bene, li sfrutto poco, devo averne di più, devo farne soffrire di più. Mi devono dare tanta pelle e tanta carne da dare ai villager. A parte che ho circa 17-18 stack di pesce crudo, una volta cotti li do ai contadini, quelli semplicemente marroni, quelli che non hanno nessun saio, nessun colore strano, eccetera. Dovrebbero comunque valere bei diamanti. Appena trovo anche un fabbro, trovo. Come ho detto prima, devo fare tutta la farm. Ah, una cosa. Questo video sta andando in onda oggi, credo sia sabato, quindi domani c'è la mappa di Setbling. Se avete suggerimenti per la mappa che farò dopo, dato che purtroppo sta giungendo al termine quella miniserie, accetto consigli di qualunque tipo. Adventure maps, robe simili. Eviterei volentieri il parkour, dato che non me la cavo proprio benissimo. Se conoscete qualche mappa a livello di quelle di... leggermente inferiori a quelle di Vex, che sono leggermente troppo sataniche per le mie capacità, o se vo o volete consigliarmi comunque una mappa di Vex che a voi è piaciuta, posso provare a fare quella. Vi avverto che ne ho provate un po', quindi conosco alcune mappe, quindi potrei escluderle. Per chi non lo sapesse, ed è un ordine, andate a informarvi meglio dopo che ve l'ho detto, Vex è Satana in Minecraft. Cioè... molti conoscono Herobrine, o Herobrine, o Herobron, quello che cavolo è, e dicono che sia il mostro di Minecraft. Non è vero, perché Herobrine è solo un'invenzione di un tizio che una volta voleva fare un bel live su YouTube, o non mi ricordo su quale canale video, eccetera. È una creepypasta senza senso. Vex è una persona vera, esiste, fa delle mappe mostruose, piene di lava e vuole la nostra morte. E ce la fa abbastanza bene. Il suo motto mi pare sia I hate you, die in fa... die burning in hell. Ti odio, muori bruciato all'inferno, qualcosa del genere. Non mi ricordo se in flame o in lava o in hell. Ah, che persona simpatica. Le sue mappe sono eccezionali. Se siete masochisti all'inverosimile, cercatele e scaricatele, sono perfettamente disponibili, mi pare, sul forum di Minecraft. Ce l'ho fatta a fare sta roba. Di qua comincio al contrario, almeno ho un po' l'effetto beacon. I wanna see you beacon. Dovrebbe durare di meno perché sono un po' più lontano. E sentiremo la pioggia. Per ora spacco, poi rimetterò. Ultime parole famose. Oh terra, mia mortale nemica. No, il mio mortale nemico. Il mio mortale amico è il Pulse Lightener. Lo odio e lo amo allo stesso tempo. Perché lo
Adoro perché non riesco mai a passare dalle porte. Mi serve qualcosa che allunghi le pulsazioni dei il pulse lengthener è quello che rende le pulsazioni più lunghe. È ottimo per le porte, dato che il bottone dura troppo poco e spesso rimango incastrato. Però mi dimentico sempre di metterlo. Per questo è il mio mortale amico, il mio mortale alleato. Dai. Poi mi dovete soprattutto spiegare perché ogni tanto quel cane, non sono sicuro sia sempre lui perché ne ho una decina, ma diciamo che sia lui. Quel cane ogni tanto si teletrasporta dietro di me in momenti strani, tipo sono alla farm di pesce, torno dopo un bel po' e lo sento abbaiare, guardo bene e non lo vedo. Entro nei meccanismi e nei meccanismi, nonostante sia sulla collina seduto. Ogni tanto scavo e me lo trovo davanti, curvando. Cioè, non lo so, io a Herobrine non ci ho mai creduto perché, come vi ho detto, è semplicemente una sciocca creepypasta. Però il mio cane ci assomiglia vagamente. Scaverò fino a quando sarò solamente dall'altra parte. Mi devo anche fare una pala. Decisamente una pala. Sono molto vicino al Pollotron. Se lo spacco e creo una fuga di massa, credo che questo sarà il più bel episodio che abbiate mai visto nella vostra vita e il peggiore che io abbia mai girato. Che verso ho fatto adesso? Ma quanta terra c'è? Dai! Ok. Ora dovrebbe essere tutta stone, che col piccone spacco. Decisamente metterò molto. Come ho detto, è espandibile pressoché all'infinito. In realtà c'è un limite che sarebbe la capacità del vostro computer. Per i diamanti, purtroppo userò la capacità minima perché, diciamoci la verità, dubito di riuscire a riempire mai una doppia cassa fra diamanti, cubi di diamanti e minerali. Ci spero parecchio, ma dubito di riuscire a farlo. Cobblestone invece ne ho già due doppie casse, quindi dovrò espanderla. Stone pure, stone brick probabile. Ce la farò, arriverò dall'altra parte. Oppure no. Ho evocato la musichetta di qualcosa che ignoro anch'io cosa sia. Per favore, chiamate un esorcista o Barbara Streisand o l'esorcista di Barbara Streisand. Bell'episodio che vi sto facendo vedere in cui scavo. Oh, però c'è stato uno di voi che mi ha detto di tagliare di meno. Date la colpa a lui. Andate a cercare il suo commento. Uccidetelo. Sguinzagliate i vostri cani demoni come il mio che mi segue. Guardalo lì. Come medita. Quella cos'è? È la cassa della terra. Cosa vuole fare con la mia futura terra? C'è qualcosa di strano. Ah, ci saranno alcuni spazi che lascio vuoti, alcuni per impossibilità, ovvero il blocco di carbone e la clay indurita, semplicemente non esistono ancora, quindi lì faccio lo spazio, ma naturalmente non posso metterli. Altri semplicemente non li ho ancora trovati, tipo il micelio avrò il suo spazio, ma non ho ancora trovato l'isola dei funghi, altrimenti vedreste mushroom in ogni dove. La lascio qui o faccio un'altra cesta per sta roba? Vabbè, facciamo così. Tanto ne ho una quantità immensa. Mi dispiace un po' sprecarla, ma diciamo che voglio scavare sto cavolo di buco. Di tunnel, quello qua. Fra i vari progetti mi è stato consigliato un faro. Effettivamente c'è una farm che ha quella forma. Niente battute, lo so che forma è, però ci sono alcune farm che sfruttano anche forme del genere. Immagino starete facendo battute immense, un po' vi odio. E una di queste mi verrebbe comodo, perché comunque il faro ha la circuiteria solo in cima e tutta la parte sotto è cava, vuota completamente, quindi un paio di farm di quella forma credo che ce le metterò, tipo la Netherwart. La Netherwart è comodissima a coltivarla in quel modo.
O magari ci faccio tutt'altro, o magari non la faccio proprio. Voi anche in mente di fare una torre dell'orologio? Fatevi, come posso dire, avete presente qualcosa tipo il Big Ben? Se avete in mente una farm più o meno di quelle dimensioni, perché comunque anche quello credo che avrà la circuiteria solo sopra, niente di che, nei quattro quadranti per farlo funzionare. Ah, naturalmente non sarà sempre perfetto, perché comunque se ci allontaniamo troppo da lui il meccanismo non può fisicamente funzionare per il semplice fatto che non esiste. Probabilmente può funzionare dato che sono nei chunk di spawn, ma se vado nel Nether, nell'End o roba simile si scassa immediatamente. Gli metterò l'ora di Minecraft e farò in modo che, tipo con dei pannelli solari che si autoregoli, nel senso, io comincio l'episodio dopo essere andato nel Nether, quindi è l'alba ma segna che sono le 6 di sera, qualcosa del genere. Allora il pannello solare lo sente e clac, risetta tutto, al massimo fino a mezzogiorno, e quindi resetta a mezzogiorno. Devo fare, sarà un po' un casino settare in modo che siano giuste le 6 e le 3 e mezzogiorno, cioè perché comunque mezzogiorno e mezzanotte in un orologio quadrante sono identici. Voglio farlo con le lancette, se è Big Bang è meglio. Big Bang, perché ho detto Big Bang e Big Ben? Che a parte che il Big Ben è la campana e il Big Bang è l'esplosione titanica che ha creato l'universo. Perché li pronuncia sempre uguali? C'era addirittura su un server in cui c'era un tizio che pretendeva fossero la stessa cosa. Sì, una campana e un'esplosione apocalittica sono identiche. Ok, i tunnel li ho scavati, quindi ora direi che posso mostrarvi almeno l'inizio. Mi servono un po' di questi blocchi. Perfetto. Ora mi direte, come faccio a fare in uno spazio finito un magazzino infinito? La risposta è un semplice trucchetto e ora ve la mostro. Prendete le vostre rotaie, i carrelli, dubito mi bastino, per adesso prendo questi. Tanto credo che metterò solo i primi e poi concluderò l'episodio. Mi dispiace di averci messo abbastanza e avervi mostrato ben poco. Ok, 10 cubi. Casse. E facciamo minecart con la cesta. Credo che mi manchi una cassa, ma per adesso non importa. Ok. E i nostri cari hopper, ne ho fatti 100.000 trilioni, a qualcosa serviranno. Allora, noi andiamo dietro alla nostra cassa. Allora, avevo progettato che iniziasse, fatemi un attimo controllare. No, aspetta, com'è che l'avevo fatto? Ah, ok, così. Mettiamo un hopper qua dietro. Una rotaia, che naturalmente si è orientata come non volevo. Quindi un'altra rotaia per aggiustare la prima. Cobble. E minecart con la cesta. Mettendo ora, non ho blocchi trasparenti, probabilmente metterò semplicemente delle scale al contrario qui. Quindi qua verrà coperto e potrò aprire comunque la cassa. Ora, perché è infinito questo storage? Perché io, se mi metto così e clicco sulla rotaia, posso metterne un altro. Semplicemente alimentando questo carrello, io posso alimentarne un altro e un altro e un altro. Posso metterli tutti qua contemporaneamente. Semplicemente l'oggetto, questa cassa si riempirà. Una volta che sarà pieno, si riempirà l'hopper. Una volta che sarà pieno, si riempirà il minecart. Ma io qua minecart posso metterne un numero pressoché infinito. Come ho detto, in realtà c'è un limite. Se ne metto 100 milioni, il mio computer esplode probabilmente. Però, a parte quello, il numero
è pressoché illimitato. Semplicemente attaccherò gli item sorter tutti a questo. Vediamo se riesco a farlo. Ok. Allora, in questo punto... Oh, dai che ce la faccio. Ok, in questo punto avevo progettato la gravel. E quindi sarà solo così, perché c'è solo gravel e flint. In quest'altro, vediamo un po'. Ripetiamo. Ah, non ho veramente così tanta gravel. Quindi, semplicemente... Toglierò un carrello da lì, era solo per farvi vedere. Hopper. Qui c'è il primo minerale, che è il carbone. In cui metterò carbone normale, carbone minerale e il cubo. Come ho detto, il cubo non sarà funzionante all'inizio per piccoli problemi tecnici. Quello successivo, il ferro. Ho calcolato anche le sbarre, quindi richiederà 4 posti. E fatemi un attimo ah, ho sbagliato. Ok. Vabbè, per adesso metto così. Dovevo decisamente mettere il blocco. Ok. Hopper. Allora, uno qui. Ferro normale, minerale, cubo e le sbarre. Proseguirò così più o meno per tutto il cerchio. Dato che ci ho messo parecchio, direi che almeno questo anello lo lascio perdere. Credo di aver perso una quantità di stone pressoché infinita. Amen, me ne occuperò. Comunque ne ho tanta. Sono un imbecille perché qui ci andava l'hopper. Vabbè, aggiusto tutto e ci vediamo nel prossimo episodio. Come al solito, se vi è piaciuto, per favore commentate sempre, sia che vi sia piaciuto, sia che vi abbia fatto letteralmente cacare. In questo modo io potrò capire dove devo migliorare e simili. Se vi è piaciuto, dimostratelo mettendo un mi piace al video e iscrivendovi al canale. Grazie a tutti e... al prossimo episodio in cui continueremo questo mastodontico progetto e spero di liberarmi di questo cane. Alla prossima!